Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi spiego come funziona la fotocellula di un cancello automatico. Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è la fotocellula. La fotocellula è un dispositivo di sicurezza che è montato all'interno dei cancelli automatici. Sono quattro: due trasmittenti e due riceventi. Se all'atto della chiusura la fotocellula, il raggio di luce si interrompe, la fotocellula manda un impulso al motore del cancello per bloccarlo. Di conseguenza, la fotocellula, come dice il suo stesso nome, fa una foto che si accorge che c'è qualcosa che interrompe il raggio. Era una mattina, stavo andando a fare l'animatore, erano le 7 di mattina. Praticamente che succede? Arrivo dove c'è questo cancello. Praticamente mia mamma mi fa: dammi il telefono. Io gli faccio: vienitelo a prendere. Dopo che ho detto queste esatte parole, il cancello inizia a muoversi e venirmi addosso. Io ho messo la mano nella fotocellula. La fotocellula, come vi ho spiegato, ha bloccato il cancello e ha riaperto il cancello. Meno male che non mi sono fatto niente. E poi, ragazzi, vi ricordo che le fotocellule sono necessarie per legge. E ragazzi, con questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Spero di avervi chiarito le idee su come funziona una fotocellula. Se vi è piaciuto questo video, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!